Buonasera. Benvenuti a Kitchen, che è un programma di cucina, è un programma fatto di ricette, di ospiti che fa le ricette. Vabbè. Shalalala, che dovrebbe fare lo shalalala e lo fa. Eccolo qua. L'ospite di questa puntata, signore e signori, è Tommaso La Branca, cioè uno scrittore ha fatto. Aspetta, Girati, dai, non guardate, perché sennò sembra Maurizio Costanzo, guarda. Lo faccio così perché così ha pubblicato per l'editore, vabbè non lo dico perché vabbè, Castelvecchi, Andy Warhol era un coatto, Estasi del pecoreccio, La Branca Remix e poi anche La vita secondo Orietta. Che non era Castelvecchi. E questo è il nuovo libro, però io non parlo del nuovo libro, io volevo dirvi tutto quello che ha fatto, questo è per l'inaugurale libro. Esatto. Quindi, allora, innanzitutto, diciamo il mondo della cucina dal punto di vista di uno scrittore. Sì. Fremo dalla voglia di cominciare. Cominciamo. Ciao, come stai? Ciao Tommaso, scusa, come al solito. Ok, certo, Tommaso, non faccia tanto, vi siete presentati prima dell'inizio del programma, queste sono fiction televisive che io lascerei in altri, altri luoghi. Andrea, però non hai detto la cosa più importante. Come sempre, le cose più importanti non vanno dette. Cosa cucini? Ma no, cosa cucino? Dove ci siamo conosciuti? Ah, potevo dirlo? Dobbiamo. Ma tu non hai la doppia identità in quanto scrittore? Non ti qui no, qui essendo un luogo extraterritoriale, non so, mi sembra di essere all'estero, possiamo dirlo. Quindi praticamente... Non possiamo dirlo di là, ma qui possiamo. Lui è anche praticamente il mio Virgilio a Serenate, questo è sostanzialmente. Cioè, è quello che se io a un certo punto arrivo... No, fai una canzone, guarda, a un certo punto fai una canzone a casa. Bellissima. Ma vuoi una canzone conosciuta? Una canzone conosciuta. Vabbè, sì. Allora scusa. Una casa italiana, eh. Ah, italiana. Mi faccio capire. Beh, tipo che... Una... Apro il giornale e leggo che... Non ti ricordi? Non conosce ne... Ok, basta. Per esempio, Tommaso, questa canzone di Adriano Celentano... Perché cosa è importante o da che punto di vista, insomma, è importante perché ci ha fatto capire che Adriano Celentano sa leggere, perché dice apro il giornale, per ecco, cui vedi? Tutti pensavamo che lui non fosse capace, invece è capacissimo. Ecco, questo è praticamente il... Salve, un bignè. Dobbiamo preparare la nostra ricetta. Io ho scelto una ricetta veramente vergognosa perché non c'è da cucinare. Faremo una specie di profiterol che però non so se sarà veramente un profiterol. Ma non importa. Va bene. Non importa, però qual è il rapporto, ecco, tra la scelta che tu hai fatto del profiterol e invece il cialtronesimo in quanto fenomeno culturale a questo punto? Tu hai fatto questo libro che si chiama Cialtroneston, che introduce il senso del cialtrone. Forbici. Al di là del tamarro, perché tu hai parlato anche ma del oltre tamarro, il coatto, oltre. Il cialtrone è molto di più. Ah, il cialtrone oltre il tamarro? Certo, il cialtrone vabbè, se oltre il tamarro allora va bene. No, tu dici sono escluso. Esatto. Non mi sentivo un attimo. Il cialtrone è una nuova generazione. Ah, cioè quindi io sono già sorpassato in qualche senso. Certo. No, devi essere contento di non essere cialtrone. Scusa, Nao. Cioè, ah no, dire. Infatti, no, volevo io mi offenderei, anche se io mi autodefinisco cialtrone spessissimo, perché lo siamo tutti, anche tu. Certo. Tutti. Non mi guardare così. Non ti guardo così. Io no, io sono... Io lavoro a MTV, cioè... MTV è cialtrona, secondo te? A volte sì. Allora, il cialtronesimo, in che momenti, esatto, no, quando scusi, si esprime, perché? Il tamarro, dov'è che si differenzia? Perché io sono molto interessato. Il tamarro, io ho un'ammirazione sconfinata per i tamarri, il mio sogno sarebbe essere veramente tamarro, invece non riesco quasi mai, capisci, essere fino in fondo. Ma il vero tamarro è tipo Carlo Verdone nella vita? No, lasciamo perdere Carlo Verdone, che non è un tamarro, è fin troppo facile, ma poi è un attore. Per cui lui recita un ruolo. Non, è quello del tamarro. Che è anche quello del tamarro. Il vero tamarro è quello che incontri, ma sì, normalmente, in centro al sabato. Ecco qua, ragazzi. E che fa le vasche, diciamo. Sì, ma neanche lui. Però il cialtrone è un movimento. Magari. Anche tu vorresti essere un tamarro. Ma magari, cioè, perché. Ma non è comunque, vero, ragazzi. Ma no, perché il tamarro ha un. Il tamarro è felice. Il tamarro è felice. Esatto. Un sistema di riferimento. Ah, il tamarro è uno che quando lo incontri gli dici beato te. No, non glielo dici perché sennò lui ti spacca la faccia. Perché dici che è beato me. Però lo pensi, beato te che non capisci nulla. Questo è il senso. All'incirca, non ha problemi il tamarro. Non ha problemi? No, il tamarro ha un problema. Cioè. Qual era? Torniamo a Celentano. Il problema più importante per noi è trovare una ragazza per sé, no? Esatto. Ecco, il problema è tutto lì. Il problema è tutto lì. Per questo vi ho detto Andy Warhol era un coatto. Coatto è un termine romanesco per indicare. Per indicare? Scusa, io non sono un tossicodipendente, per cui con le siringhe me la cavo malissimo. Amici, allora. Avete saputo qualcosa della mia vita? Allora, mettiamo per un secondo da parte il discorso del cialtrone, del tamarro e tutto il resto, cerchiamo di entrare in questa ricetta. Ricordandone, per esempio, gli ingredienti. Cioè ingredienti. Esatto. Questa allora, specie di profiterol. Specie di profiterol, ti dico. Te lo tengo. Servono. Degli ingredienti. Sì, degli ingredienti. Dei bignè vuoti che noi riempiremo, forse.
della crema. Mi sembra di essere, lo diranno tutti quelli che vengono qua, mi sembra di essere Vilma De Angelis, esatto, cioè, lo dicono giorno, tutti, lo dico anch'io. La inviteremo, per cui va bene così. Vai, della crema, sì. Alla vaniglia. Alla vaniglia. Alla vaniglia, della panna, io avevo chiesto panna montata spray, non me l'avete presa, per punizione adesso tu la monti. E con la frusta. La frusta. Con la frusta, neanche, neanche con, certo, col meccanismo. Nel senso della punizione la frusta è abbastanza. Esatto, la frusta. Esatto, e poi? Della frutta per decorare. Dei per kiwi. Decorare, non va all'interno no, dei kiwi e delle banane che hanno dei sottofondi direi sessuali neanche troppo celati. No. Vabbè, lasciamo perdere. E poi? E poi le amarene, per certo. Decorare. È finita. Non so, poi i pesci vedremo se no, coinvolgerli o meno. Direi di lasciarli stare. Per il momento noi cerchiamo di riempire la siringa, che a differenza di quelle di Trainspottiana memoria, si riempiono da qua, credo di poter affermare ecco, con una discreta certezza. Ecco, manca un piatto. Intanto, però. Placebo, a proposito di... No. Occhio. Lo fa. You do it. Ma te sei matto, okay. Ma ci ho messo 2 ore a riempirla, adesso lo svuoti. Ho capito che non serve molto. Adesso tu fai questo, lavi. I bignè li riempiamo con il cucchiaio. Ma tu sei un pazzo, no? No, no, è molto più così comodo. Così sei costretto a sventrarli i bignè. Fa niente, è più pulp. No ragazzi, non litigate. Ma sta sventrando un bignè, ma in ragazzi fondo, ma in fondo la cucina è un momento così anche di opinioni diverse. Ma di incontro in mezzo a queste opinioni diverse. Sul fondo del piatto cospargiamo una cucchiaiata di crema. Sul fondo del piatto. Io come la il piatto è stato preventivamente lavato. Ho come la sensazione che il concetto del cialtrone e del tamarro verrà fuori più che mai all'interno di questa ricetta. Nel senso assolutamente. Guns N' Roses. Sono dei tamarri. E allora non puoi dire che lo sono. No. Facevo la cappella. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Esatto. I want you, please. Take me ti spiacerebbe lavarlo cioè, meglio? No, adesso vuoi che te lo... Bene. Tra l'altro ricorderei a proposito del tamarro, del motivo per cui al tamarro non dire mai, è un po' come al contadino a cui non devi far sapere come buono il formaggio con le pere. Esatto, no? Non, mai capito mai perché, che, non ho capito mai perché non bisogna farglielo sapere. Neanche io a dire la verità. Però al tamarro sicuramente non bisogna dirglielo. Una volta Axl Rose dei Guns N' Roses è stato offeso. C'è stato uno che dal palco gli ha detto read between the lines, che vuol dire leggi tra le righe. E questa è la prima riga e questa è la seconda. E quindi per questo motivo... Rifallo. Hai te da sporche, fai schifo. Terribile. Per questo motivo Axl Rose è praticamente sceso dal palco e l'ha pestato di botte con tanto. Infatti quello mica gli ha detto che era tamarro. C'è un momento, quello proprio l'ha offeso personalmente. Il tamarro si difende. Cioè, il tamarro si comporta in questo modo. Però io non credo molto che i tamari ascoltano i Guns N' Roses, sai. No? No. Dici, eh? No, no, il tamarro ascolta. Ascolta, adesso non lo so, però io penso un 2-3 anni fa il tamarro ascoltava Progressive, proprio queste cose terrificanti. Sì, sì. Aspetta. Beh, il tamarro ascolta il tamarro? Cioè, tra tamari ci si intende oppure no? Questa è la domanda. Ma no, perché il tamarro prima di tutto deve sapere di esserlo e lui non lo sa. Via questo, mettiamo questo, che come vedi è più adatto per riempire. Ok, quindi voi dovete avere una siringa con questa lago per Mao, intercambiabile. Questa per Mao è una base Progressive per Mao, sì. No, devo mettere solo la cassa dritta, dici. Ah, solo la cassa e basta. Sembra di essere quel festival dell'unità di proprio di Ultima, con queste batterie. Andiamo bene, avanti. Ma torniamo a parlare invece del rapporto tra il tamarro e il cialtrone. Non quando l'uomo tamarrone diventa uomo cialtrone? Non so facilissimo. Se... Quando il tamarro si accorge che al mondo esiste la cultura. Ah. E allora diventa cialtrone, perché il cialtrone di solito è cultura. Cioè il cialtronismo è l'uso, stiamo perdendo mezz'ora solo per pure gli strumenti. Il cialtronismo è l'uso indiscriminato? Non indiscriminato, o forse sì, cioè di luoghi comuni. Io parlo spesso, ho parlato anche nel libro di nazional cialtronismi, cioè dell'uso di alcuni luoghi comuni per identificare le nazioni. Sì. E ne abbiamo avuto ancora una prova, perché se tu vedi, cioè l'idea che so, i tedeschi siano tutti grandi bevitori di birra, seminazisti, così via, cioè fissa in tutti, e l'idea che gli italiani siano solo mangiatori di spaghetti è talmente fissa che adesso, con la storia dei curdi, sì, hanno fatto uno spot anti-italiano in Turchia, in cui alla fine si vedono gli spaghetti, si bucala il sangue, io l'ho trovato vergognoso. Cioè, ma che bello, veramente? Non hanno trovato di meglio,
giusto perché sulla pizza non stava bene che cadesse il sangue. È veramente un capolavoro di comunicazione. Che ricorda una vecchia copertina dello Spiegel di Stern, non mi ricordo, una rivista tedesca, ai tempi del terrorismo, piatto di spaghetti con su una pistola. Non ci si lega, non ci si libera Io ricordo l'Italia e Inghilterra, e nell'attesa Italia e Inghilterra, prima dei mondiali, in Inghilterra c'era lo spot televisivo che preannunciava la partita con un italiano che cantava l'opera, un inglese che arrivava da dietro e gli buttava la faccia dentro praticamente la pasta, no? Gli spaghetti al pomodoro. Perché noi mangiamo sempre spaghetti. Allo slogan di riuscirà l'Inghilterra a finire quello che la Svezia, forse, non mi ricordo quale squadra comunque prima dell'Inghilterra aveva battuto l'Italia facendole rischiare di non passare al turno successivo e quindi ai mondiali. Da quanto tempo non mangi spaghetti? Io? Ma da 2 settimane. Vedi, loro invece pensano che noi mangiamo sempre gli spaghetti. Beh. E anche voi, se fino ad oggi avete mangiato spaghetti, vi consiglio di fare una pausa. Mentre noi, invece di mangiare spaghetti, prepariamo un profiterol alla cialtrona. Ecco, esatto. Questo è, diciamo, il titolo della ricetta. Posso stringerti il dito? Perché profiterol alla cialtrona. A tra poco, dopo la pubblicità. Profiterol alla cialtrona con Tommaso Labranca, ma attenzione, perché quando fate cose di questo tipo a un certo punto vi capiterà sicuramente di dire a voi stessi: ma se un bignè viene male, cosa faccio? Lo tolgo o lo lascio lì? E in questo momento voi siete una specie di padre eterno, il quale è in grado di decidere se eliminare una cosa venuta male oppure tenerla. Tommaso Labranca cosa fa? Lo metto al centro dove non si vede. Infatti il centro, le parti nascoste, sì, sono quelle riempite delle cose che non funzionano. Cioè le mele marce al supermercato, dove sono mica in bella vista, sono dentro, sotto. Esatto. Tu ne prendi una, due, tre, la quarta la prendi così per istinto ed è quella marcia. È un po' come quando nella cultura, e si ritorna al concetto di cialtrone, la mancanza, il vuoto viene nascosto, esatto, dall'atteggiamento culturale o dalla quarta di copertina, perché la quarta di copertina spesso sono più belle dei libri, e il caso anche del mio naturalmente, perché sì, la quarta di copertina è la cosa più bella, che non l'ho scritta io, per questo lo è, e nasconde il nulla, e nasconde il nulla, il senso. E la quarta di copertina, ricordiamolo, vi faccio vedere il libro, è questo qui, questo qua, la parte dietro, dove qua è scritto: chi di noi almeno una volta nella vita non è stato un gran cialtrone? Ma se cialtroneggiare è umano, perseverare è diabolico. Un'esilarante galleria di esempi, anche insospettabile, per tenere sveglio il cervello e scoprire che un antidoto è sempre possibile anche in piena New Age. Poi continua, il primo, esatto, libro, ci ha messo tutto. Ah no, aspetta, il primo libro che porta il mondo della cultura dal punto di vista dei Simpson. Attenzione. Io questa non l'ho capita, francamente. Ma chi l'ha scritta? L'ha scritta l'editore, ma io non l'ho capita molto cosa vuol dire. Però mi piace, bello. Però funziona, bello. È bello da dire. Ma sai fare la sigla dei Simpson? Simpson... Ma no, perché sai, sono quei momenti così irripetibili che se la facessi poi alla fine mi guardo a capo. Che poi sai cos'è? Che è molto difficile, è la cosa meno orecchiabile che esiste, la sigla di Simpson. Infatti, cioè, io non me la ricordo neanche, com'è che fa già? Perché è talmente difficile. Ma qual è la novità dei Simpson, al di là della sigla? Homer, secondo me. Quasi nessuna, perché ha già fatto tutto Fantozzi prima. C'è solo questa trasposizione tra operaio e impiegato, che in Italia non si poteva fare perché l'operaio in Italia è sempre visto con simpatia, le lotte, eccetera, quindi l'impiegato fa schifo. Non so, in America forse l'operaio è visto con meno simpatia, almeno forse prima, sì, di Bruce Springsteen, che poi è un finto operaio. Esatto, l'unica è differenza, stereotipo finto e elegante. L'unica, anche c'è altro, tamarrissimo tra l'altro. Su tutto. Ricordiamo la copertina del disco dove c'era anche Tunnel of Love, e che si chiamava, credo, proprio Tunnel of Love, dove c'è lui appoggiato alla macchina così. Beh, ma lì è uno stereotipo. Invece no, lì non è tamaro, lì è cialtrone, perché è uno stereotipo, no, del rockettare. Però non è culturale. È culturale. Io mi permetto di dire, ho capito bene, no? Nel senso che il cialtrone... che rapporto c'è, per esempio, tra cialtrone e citazionismo? Cioè, uno che cita sempre. Io non sopporto di vederti mentre fai niente. Anch'io avevo il sospetto che Tunnel of Love fosse dei Dire Straits. No! Allora com'è? Ho fatto un errore enorme. Non coprire Tunnel of Love con altre mele, come Tommaso prima diceva. Allora, no, com'è la canzone? Tunnel of Love è di Dire Straits. Tunnel of Love, la canzone è di Dire Straits. Aiutatemi. Ma c'è anche Tunnel of Love di Bruce Springsteen. Ma che grande uomo, ti abbraccio. Dovrei questo e su questo. Mi hai salvato la vita, credo di aver fatto un errore enorme. E infatti c'era Tunnel of Love. C'è anche Tunnel of Love di Bruce Springsteen, dove lui alla fine c'è la copertina che c'ha, come si chiama, il bolero lì, esatto, la cravattina con le stringhe appoggiato così, esatto, che ti guarda alla macchina cabrio, tra l'altro alla macchina cabrio. Per cui
parliamo. Scusate, di questo. Un gesto a una persona seduta lì. La persona ci ha fatto sapere, però esisteva Tunnel of Love dei Dire Straits. Anche dei Dire Straits. No, però io dicevo che era cialtrone invece Bruce Springsteen, per quale motivo? Perché ha fatto il corso pilota automatico. Ragazzi, cioè, dice il mio cartonato, io sono qua. Ma comunque, cioè, faccio, cioè, l'ho sempre fatta io quella lì. Cioè, certo. No, dicevo che era cialtrone perché ha fatto Because the Night, hai capito? Because the Night è la sigla di. Sì. Quella roba che va e di poi notte. Patti Smith, la scritta per Patti Smith. Smith. Certo. Che poi me ne ricordo una versione dance che mi piaceva più di coro, più i coro. Esatto. C-O.R-O. Esatto. Sembra un indirizzo internet con questi punti. Comunque. Per cui, a questo punto possiamo parlare invece di quelli che, mentre il mondo intero parla di... Ecco, parliamo di quelli che... Di mentre Generation senza conoscerlo. No, mentre il mondo intero lavora, io odio quelli che non fanno niente. Quindi, mentre tu parli, annunci, monta. Vado io volevo parlare di cose molto più alte. Annuncia. Annunciazione. Guarda, ma noi stiamo preparando il prossimo video, amici. Stiamo entrando in questo clima per il prossimo video. Annunciazione. Adesso il video di Beck che si chiama Tropicalia o Tropicalia, non si è mai capito. Tropicalia? Quando sei nei guai metti sempre l'accento sull'ultimo e fingi di essere francese. Ecco, perché il francese... Ho sentito l'altro giorno in una radio privata una canzone di Toto Cutugno con una parte in francese, un capolavoro. Sicuro che non fosse dialetto cremasco? No, è possibile anche quello. Beck, ci torniamo, certo, ci vediamo. Comunque, vabbè, rimanete qua se volete. L'ho sempre detto che sei un montato. Un montatore anche. Noi stavamo suonando, scusateci, abbiamo. Scusate se vi dà la sensazione certe volte di non guardare i video con voi, ma. È che praticamente dentro una ricetta come questa, cioè la ricetta del profiterola alla cialtrona. Esatto. E cioè, nasce normalmente l'esigenza. Di nasce avere l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Che cos'è? Battisti. Bravo. E vabbè, comunque oltre a questo anche l'esigenza di avere un accompagnamento musicale, perché la musica serve se tu per esempio non hai in sottofondo chi era? È quello di, era Enrico Ruggeri, se non hai in sottofondo Enrico Ruggeri, ecco che la panna non monta. Enrico Ruggeri, tu non sai una cosa, che una volta, tanti anni fa, ho visto su Sorrisi e Canzoni un'intervista di Enrico Ruggeri con la mamma. Sì. E ho scoperto con raccapriccio che la mamma di Enrico Ruggeri, che purtroppo non c'è più, sì, era stata la mia maestra di canto alle elementari. Ma dai. Sì. Allora, non è possibile. Diceva, la mamma di Enrico Ruggeri, maestra di canto in pensione, aveva gli stessi occhiali. Era lei. Quindi lui sorella commossi, dicendo, ma era la nostra maestra di canto, quella che diceva, cantate con la vocina nella mente. E infatti non riesco a e questo era quello che probabilmente diceva anche al figlio, la vocina nella mente. Nel ma grandissimo. Diceva, tienila nella mente e non tirarla fuori. Che... vabbè, questo è fin troppo facile. Stai facendo schifo con quella. No, panna. Invece guarda che era, prima era liquido, in questo momento invece sono riuscito a trasformare quello usare che la panna pronta che avevo messo da parte in previsione di questo pasticcio. Vabbè, dai. Allora. Ma magari di Ruggeri. Cioè, hai risparmiato chissà quanto di palestra, senti qua come va. Questo è uno scherzo del cazzo, scusate se dico le parolacce in televisione. Allora, adesso c'è da fare una comunque cosa. Io ho visto che sono, secondo me si monta questa panna, a parte il fatto che nella vita il cialtrone sceglie il lavoro e quindi la manualità per ottenere quello che vuole, oppure invece la comodità di una cosa già fatta e quindi senza poetica, perché è un po' come in amore fa così. No, dico, usa questa, però poi finge di averla fatta lui, per cui così poi la butta e la pentola sporca. È verissimo, cioè... Perché il cialtrone vuole vivere sempre un po' sopra le righe, vuole vivere come se fosse un re, secondo me. Cioè. Ma posso dire una cosa? Tipo così, vivo da re... Ecco, ma basta con Enrico Ruggeri. Non ho bisogno più... Sai cosa fa il cialtrone, secondo me? Cosa? Prende i libri di poesie, li prende, li recita, li lascia nella segreteria telefonica della donna che ama, probabilmente. Dai questa, intanto. Almeno si dichiara innamorato di questa donna, dai, e dice: sono mie quelle poesie. Questa è una cosa che fa lì. Ma non prende neanche i libri di poesie, prende direttamente i cartigli dei baci Perugina. Non è sì, vero. Secondo me sì, perché sennò cioè, lì sei già. Cioè, è già sulla mano. Cosa fai? Ma guarda, mamma. Cioè, come assistente in cucina, guarda, sei terrificante. Senti. Ecco, vabbè. A questo punto cosa stiamo facendo? Stiamo mescolando... La panna? La panna. Ah, hai usato la mia! Ho usato la mia! Ma ragazzi, mi ha applaudito la casa! Solo perché era venuta male, comprate la mescoliamo. Comprate neanche il libro, mi sento di dire in questo momento! Che schifo queste cose pubblicitarie! Fallo rivedere per ogni tanto! Ecco!
Ma non con le mani bagnate che si rovinano. Ecco, vabbè. Adesso andiamo avanti. No, non andiamo. Ah sì, andiamo avanti. Questa sì. Qui la lasciamo riposare. Allora, no? Vaniglia mista a panna montata, montata tra l'altro con un'arte che pochi riescono a ritrovare in loro stessi. Diciamo, che sai cosa sembra? Qual è il rapporto tra l'uomo riuscito e la cucina? Quello di non fare cose così. Sembra quel bario che ti fanno bere quando ti fanno fare quelle gastroscopie, quegli interventi, quelle radiografie. Tu non hai mai fatto una radiografia? No, grazie a Dio no. Ti fanno bere una cosa che è gesso liquido praticamente. E certo. È uguale, non è che cambi molto. Vabbè, insomma, voi non usate quello, usate quello che assomiglia. Ecco, anche qua c'è una differenza importante tra essere e assomigliare, sembrare. Cioè il cialtrone cerca di essere o di assomigliare? Cioè, il cialtrone cerca di essere ma poi finisce solo per assomigliare. Fammi degli esempi molto... No, a questo punto... Prendi il libro e i nomi, dai Tommaso, a questo punto nel momento in cui la ricetta si sta definendo, ecco, bisogna fare dei nomi. Bisogna avere il coraggio di fare dei nomi. Per esempio, Marilyn Manson è un cialtrone? No. Perché no? Perché no? Perché... Però lui cita, per esempio, il gabinetto del dottor Caligari. Lui è un citazionista, non anche lui. C'entra. Citare è una cosa. Citare è una cosa. Cialtrare è un'altra. Vado a stringere la mano a Mauro. Come fate così? Sembra che mi chiamate. Ma sai perché fuori. Lo faccio? Così almeno smetto di suonare. Guarda che si è offeso. Vabbè, 1-1, uno a uno, attenzione. Vabbè. Scommetto che ci dobbiamo anche vedere un video di Marilyn Manson. Certo, però non era questo, non era soltanto un espediente di basso livello per... Ma è anche una domanda, cioè dimmi un cialtrone invece insospettabile. Uno che tutti reputano, Beck per esempio, che abbiamo visto prima. Lui non è un cialtrone. No, spero che resista però, perché sai quanti personaggi così col nome corto sono usciti? Te lo ricordi Black? Forse no, detto Black è un cialtrone. Ma non era un cialtrone, è uno che è scomparso, diceva Black, te lo ricordi? No, io ho bisogno di chiarezza, cioè ho bisogno di capire chi è il cialtrone. Io invece ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a pulire i kiwi. Era questo, dici? Vabbè. Oh, I need a friend. Esatto. Ecco. To make me happy. Questo qua? Sì. Ma ne facciamo anche un'altra, che era più nota di questa. Non mi ricordo. Il singolo dopo che gli ha permesso di scomparire così, con leggerezza. E no, proprio perché gli ha permesso di scomparire. Cioè la gente ha cominciato a ringraziare quel singolo sostanzialmente. Esatto. Non comprarlo, ma ringraziarlo in un momento importante. Adesso che i singoli non esistono neanche più. Adesso i singoli non esistono neanche più. Una cosa negli anni 80 c'era la tendenza di essere single. Adesso invece... Adesso si è sempre in coppia. Certo, adesso... Cioè, anche in cucina. Ragazza, anche in cucina. Anche in cucina. Non si può mai essere da soli. Non si sta mai da soli. Bene, Marilyn Manson e poi probabilmente saremo... Ah, vabbè, insomma, Marilyn Manson e poi vedremo, non è che vi possiamo dire troppe cose contemporaneamente, perché dipende, sennò si fa così. Bene, siamo ancora qui con i kiwi in mano sostanzialmente a cercare di dare un senso, quindi una guarnizione. La guarnizione molto spesso dà un senso, no? Con il kiwi, che è importante in questa ricetta per un sacco di buoni motivi. Cioè, facevo. Manca la freccia, c'è la freccia. Veramente non penso sia stato lui. No, dai, Andrea, guarda che importante. Ma non è vero. Parliamo del kiwi. La comunicazione va oltre certe cose. Siamo a diversi livelli, dai. Parliamo del kiwi. La marena. Ti regalo la marena. Ecco. Che c'entra il kiwi? Cioè, parliamo di come tu vivi. Qual è il tuo rapporto col kiwi e il kiwi in quanto decorazione di qualcosa? Pessimo, perché io quando sbuccio i kiwi ne lascio la metà sulla buccia, come vedete, va, ecco. Okay. E resta un kiwi piccolino. Ma la cosa peggiore che io abbia incontrato in vita mia col kiwi è stata questa ragazza completamente scema che ha chiamato la figlia Kevin, come Kevin Costner, e la nonna del bambino non sapeva chiamare Kevin, lo chiamava Kiwi. Perché evidentemente al mercato vedeva i kiwi, per lei c'era più familiarità col kiwi che con Kevin. Ma io mi chiedo, non mangiare che poi ci serve. No, c'è il problema, l'altro problema del kiwi che mi permetto di sollevare è che il culetto del kiwi, questo qua, non si può affettare perché ti seghi le dita. Sì, ma se tu come culetto intendi questo, non è un culetto, sono un sedere intero, scusa. Certo, e quindi questo non puoi affettare. Cercare di tagliare il più possibile, così. Questo, io lo mangio. Questo invece si mangia. Sciacquo. Bene. Dimmi una canzone cialtrona, un po' come se fosse, dai, ti faccio un esempio, canzoni, un po' come se fosse un girosgamo di canzoni il cui testo è aberrante, per esempio, ti faccio una citazione tra tutte che per me è molto cialtrona. Quale? Cioè, con tanto rispetto per Umberto Tozzi, che è un punto di riferimento nella mia vita sostanzialmente, ma lui un giorno scrisse, bussa alla porta è un guerriero di carta igienica, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che ha disorientato molti giovani al tempo, ricordo bene. Ti sicuro che ci sono momenti in cui se alla porta ti bussano qualcuno con la carta igienica è un aiuto. No, un guerriero fatto di carta igienica. È
Questa non l'ho mai capita neanch'io, però. Di carta igienica, dammi il tuo vino leggero. Ti amo, che hai fatto quando non c'ero. Beh, non capisco, no, scusa, questa cosa del vino leggero che hai fatto quando non c'ero. Poteva essere anche un vino pesante che hai fatto quando ero distante, per cui non lo so. Evidentemente non voleva diffondere l'alcolismo. Ma invece una canzone che all'interno ha questo tipo di... Beh, quasi tutte, dai. No, no, dimmi una canzone tra tutte, che poi secondo me in questa puntata in cui stiamo preparando, ricordiamolo, il profiterol alla cialtrona, in questa canzone c'è un momento, potrebbe... C'è un momento importante qua adesso, è la colata. No, 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 aspetta, prima di fare la colata devi citare questa cosa e la colata verrà accompagnata, scusa se mi permetto di fare le rime, manco fosse un Umberto Tozzi a caso. Ecco, mentre fai la colata lui canterà una canzone stonata. Luna di Gianni Togni, dai. Luna di Gianni Togni. Ma Luna come se guardo il mondo da mettete la prova così. Allora vai tu e lui ti giudica in quanto scelta cialtrona, cioè scegli una cosa cialtronissima. Io l'avevo già accennata prima, però mi sembrava che avesse il giusto, cioè tutti quanti l'avete presa con entusiasmo, no? Quella lì, vivo da re. Ancora, devi cambiare, devi fare altro. Avanti, un'altra cosa. Allora vado avanti su qualcosa che fa veramente male a questo punto. Intanto io ti parlo di Luna di Gianni Togni, perché comincia, guardo il mondo da un ombrello, mi annoio un po'. Cioè vorrei dare l'idea di questo che so, viaggia in aereo talmente tanto che sennò... Non dice che l'oblò era quello di una triremi su cui lui era schiavo, no? Era costretto. Anche te lo vedi, gli schiavi Togni? Non hanno l'oblò, non vorrei dire. No, l'aveva fatto lui col segreto per vedere dove si trovava. Grandissimo. E poi c'è un pezzo all'interno dove dice: scrivo sopra i muri in latino, viva le donne per il buon vino. Però lo dice in italiano. Perché sennò. Perché non lo sa, perché non lo sa di latino, scusa. E neanche una ricerca gli è stata sufficiente. Ma a proposito di canzoni, io devo fare la colata. Io vado. A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia. E venderò il cuscino tra le braccia mentre penserò al tuo viso. Na 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 na. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, ma così non andrai lontano. Na 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 na. A proposito di canzoni da cialtrone. Na 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 na. È cantata da cialtrone. Adesso arriva il bello, perché fa: ma non vorrei che tu a mezzanotte tre pensassi già a un altro uomo. Ma questo si cronometra le corna, capisci? Cioè, a mezzanotte tre mi fa le corna, è terribile. Metta per favore lì. Cattivo come adesso non mi son sentito mai. Ma quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Na 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 na, na 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 na. E visto che per fare il cialtrone bisogna assolutamente non esserlo, oppure esserlo? No, 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 per fare il cialtrone nel senso di farlo. Se uno lo è, smette di farlo e comincia ad esserlo. Sì. Non fare così, però. Scusa, trattalo non prende con la delicatezza, ecco. E mi correggi, no? Sì, se sbagli. Se sbaglio. Se sbaglio, ti correggo. Anche se non sbaglio. Una canzone non da cialtrone, giusto per fare medie, per far capire che insomma, farlo vuol dire non essere. You saw me standing by the wall, corner of a main street. And the light that's flashing on your windowsill. C'è il coro. All alone and much fine, 'cause you're looking for the hill. And you know just what it takes and where to go. Don't say a prayer for me now. Questo è da cialtrone, fai da cialtrone. Posso preferire accendere i fornelli, c'è l'accendino. Say it till the morning after. Io e mentre lavorare. Noi continuiamo ad ascoltare questa vecchia canzone di Duran Duran, voi potete guardare il video, il nuovo video di Duran Duran. E noi finiamo di guarnire. Nuovo video assolutamente autoreferenziale. Cioè? E beh, hanno fatto il video Electric Barbarella e loro hanno preso il nome dal film Barbarella, per cui sono quello tutti in cui c'era quella famosa attrice che si chiama Tina Pica.
C'è in fondo, lo sapevo, volevo vedere se lo sapevi. Ah, no, io mi dimenticavo, cioè, ovviamente è una risposta, ma non importa. Nel senso che le risposte non vanno sempre cercate negli altri, bisogna osservare gli altri lavorare e poi cercare di capire come si fa il profiterolo alla cialtrona. Bisogna anche lavorare, taglia continuiamo, le banane, scuccia le banane. Ci vediamo tra poco. Ciao. Bene. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa ricetta, gli ultimi dettagli stiamo aggiungendo, cioè sta aggiungendo Tommaso Labranca, scrittore, detto anche che musica stai facendo? Una musica un po' western. Esatto. Ah, a proposito di western, film cialtroni, cioè come si passa dal movimento pulp? Beh, di cui si è parlato e di cui tu tra l'altro hai fatto non parte. Non ne facevo parte. Dai, ammettilo, su. No, perché io non scrivo mai cose di sangue. Hai ragione. Allora, come sono quei dannati giornalisti che inventano queste palle. Scusa, posso brandire? Sì, invece pure. E però com'è sto passo? Cioè il passo tra il cialtrone e l'uomo invece che ama il pulp. Allora, se non... Pulp fiction. Ma non sto parlando di te in generale. Tu fallo invece di essere. Era un discorso che facevi in generale, tu dici. Certo, invece di essere devi farlo. Cioè come può uno... Ecco, una persona, questa è la domanda, può una persona che non è, cioè anzi che è una cosa, parlare della sua condizione? Mi sta crollando il kiwi, aspetta. Cioè può l'uomo parlare di vita? Cioè può il cantante parlare della sua musica? No, cioè, non deve farlo assolutamente. Perché sennò cosa succede? Perché quando la fa l'abbiamo visto anche noi il venerdì sera, sono dei disastri, cioè scusa. Non dire questo. No, dai, per favore. Mi porti a difendere assolutamente. Tanto posso dire quello che voglio. Sì. È stato bellissimo, adesso veramente mi ucciderà. C'era seduta Marina Ray e Nick, e io mi sono avvicinato e c'era non so che seduto chi con cui stavo parlando, ed è venuta fuori una battuta e le ragazze mi hanno messo a ridere e loro due mi hanno guardato così. Cioè, per dire, ma in che lingua parla? Cioè, proprio zero, no? Ecco. Meno di zero. Questo quando è successo? No? Però spiega. Questo è successo venerdì sera. Sì, no, ma quando è successo in base a quale battuta? Ma non mi ricordo, era una cosa sulle dediche arrivate, cioè non è stata, non è andata in onda. Ah, non è andata in onda. Mentre c'era la pausa, la pubblicità, mi sembra, stavano parlando. Poi sai che si odiano Marina Ray e Nick. Veramente? Infatti erano seduti. Ma che bello, dove, cosa vuol dire dove? Vuol dire dove è successo. Qua a Serenate, l'ha detto prima. A Serenate, scusatemi, so che voi avevate capito, però giustamente c'è qualcuno che si fa rappresentante di quelli che, ancora una volta, non è stupido, però giustamente sì. Povero, non è stupido, no, veramente, lo fa. E ritorniamo ancora al concetto del farlo per non esserlo mai. Esatto. Adesso mettiamo l'ultimo tocco. No, però ti volevo fare un'altra domanda. Le ciliegie. Nel lavoro una persona deve cercare di raggiungere, lavorando, scusate, guardate che capolavoro, deve cercare di raggiungere, secondo la teoria del cialtrone, sì, di raggiungere il suo potenziale, oppure invece deve assolutamente... Ah no, deve dare sempre la metà di quello che può. Perché? Perché sennò domani cosa do? Se oggi ho dato tutto, domani non mi... E però a un certo punto arriva il momento in cui ti completi, cioè completi tutto quello che puoi dare. E poi bisogna sparire. Ah, poi bisogna sparire. Facciamo un esempio di qualcuno che ci è riuscito. A sparire? Sandy Martin, tipo. No. Sandy Martin sembra, esatto, che sia sparito anche per altri motivi, non si può dire. Ah sì? Non lo sapevo. Non posso dirteli, però sono motivi fiscali. Adesso non posso dirteli. Motivi fiscali? Basta zitto, te l'ho detto. No, parliamo invece di altri che ce l'hanno fatta, che hanno fatto questo... Beh, Mina forse. Spencer Tracy. Mina. No, Tracy Spencer, li confondo sempre. Sandy Martin, mi dicono dalla regia che è là, che ha un bar a Ibiza. Sì. Sì. Ma Mina entra a far parte di questo... Mina ha una catena di bar a Lugano, invece. Qui è che è più ricca di Sandy Martin. Non puoi mettere in comune... No, ti dico quello che stanno facendo adesso. Vabbè, è vero, Lugano contro Ibiza, catena contro invece... Sono sempre all'estero, no? Certo, poi altri esempi invece di... Dimmi un punto di riferimento culturale che hai avuto sin da piccolo. Oltre a Pippino Gagliardi vedo ben poco. Perché... No, dai, c'è stato un momento in cui tu, prima di affrontare il cialtronesimo e poi prima ancora il tamarresimo... Il tamarrismo non l'ho mai affrontato. Io lo chiamavo tamarresimo come se fosse ecclesiale, come filosofia. Allora, una cosa che mi ha influenzato moltissimo sono state le vecchie storie di Walt Disney, quelle per gli anni 60 e 70. Cioè? Quelle di Romano Scarpa, per esempio, che era un parente di Guido Tiziano. Martino. No, non è parente di Tiziano, era veneziano anche lui, sai, Venezia è piena di Scarpa. Sì, è certo. Scarpa e Vianello sono i cognomi più diffusi a Venezia. Tu mi pensa. Vabbè, Milano Colombo, non so. Cioè... Io ho scoperto una cosa grandiosa di recente, cioè cosa? Che un sacco di persone, adesso sto per dire una cosa, però un sacco di persone di origine ebrea hanno ebraica. Cognome ebraica. Sì, ok, di origine ebraica, effettivamente. Parliamo in italiano ogni tanto, parliamo di fronte a degli scrittori. Un sacco di persone però di origine ebraica hanno, sì, come cognome il nome di una città. No, il nome di una città. Sì, è vero.
Non zitti. Tipo Ancona, Bologna. Bologna che è tra l'altro quello che c'è il vino, sai, Bologna, del bricco dell'uccellone. Io sono assolutamente astemio, quindi... Eh? Vabbè, Bologna è famosissimo, ma c'è Bologna... Mentre invece, tu ti chiami? Io di cognome faccio Gurlino, ma anticamente i miei progenitori, voglio raccontare, anticamente i miei progenitori costruivano imbarcazioni dalle parti di Genova. Poi c'è stata una grande mareggiata, insomma, il mercato non tirava più tantissimo e si sono ritirati verso il Piemonte. Ma insomma, poi è una storia di tutti. Sei pugliese? Sono da parte pugliese. Di dove? Di dove sei? Fuggena. Ma di dove? Proprio nelle campagne, San Severo. No, ah, San Severo. Severo. Seggezia, veramente. San Severo, però, scusa, non era parte di Rosana Fratello. Rosana Fratello? E te ne vergogni, devi andare in giro col cartello. Ma io mica mi vergogno, solo raccontavo la parte di mio papà. Poi racconterò in un'altra puntata la parte di mia mamma. Vabbè. Amici, abbiamo finito la ricetta. È finito questo importante profiterol al ancora. C'è l'ultima guarnizione, amico. Ah, tecnologia sopra la manualità. Per cui, praticamente, ma che bravo. È la virgola. Tommaso Labranca ha finito la ricetta, ultime parole da aggiungere a questo capolavoro? Sono felice di non doverlo mangiare. Bene, fare le cose per non mangiarle. Tu hai letto il tuo libro? Sto cercando, ma è molto difficile. Non riesco a capire in alcuni punti. Grazie Tommaso Labranca, ci rivediamo domani con Kitchen. Saluto a casa. Pulire adesso, la parte più difficile. Ciao.